Ciao ragazze, oggi voglio mostrarvi come inserire perle e perline in un lavoro a chiacchierino. Vi ho preparato due esempi che prenderemo in considerazione per inserire le nostre perline. Ovviamente io ho preso vari tipi di perline appositamente per mostrarvi i vari modi. L'occorrente per cucire le perline al nostro lavoro sono un ago molto sottile. Io in genere uso questo, che è appositamente l'ago per le perline, quindi è un ago ultra sottile. Poi un filato di nylon, ma potete usare anche filo da cucito, dipende dal vostro, diciamo, dai vostri gusti. Io uso questo che lo stesso è molto molto fine, e ovviamente forbici e quant'altro. Iniziamo infilando il nostro ago. Ho infilato il mio ago, non so se si vede, alla fine l'ho inserito. Io lo uso sempre a doppio, così da renderlo più resistente, e alla fine lo chiudo con due nodini, uno e due. E adesso posso iniziare. Allora, partiamo con il primo esempio. Di solito in delle lavorazioni circolari troviamo sempre inserite le nostre perline in modo orizzontale, in questo modo. Ok. Come facciamo ad inserirle in questo modo? Prendiamo il nostro lavoro a chiacchierino. In primis, togliamo tutto quello che non ci serve. Prendiamo il nostro lavoro e iniziamo inserendoci sul laterale, in questo modo. Il filo che vediamo qui in più, abbiamo due alternative: o lo andiamo a tagliare un po' e bruciare con un accendino, se avete come me il filato di nylon, oppure con un altro ago, forse un po' più grande e meglio, lo andiamo a nascondere dentro il nostro lavoro. Continuiamo. Prendiamo la nostra perlina e andiamo a passare con l'ago nel altro lato del nostro lavoro a chiacchierino, e contemporaneamente passiamo anche nel secondo cerchio. Ecco, in questo modo. Tiriamo. Ecco, inserita la prima perlina. Prendiamo la seconda, così vi mostro di nuovo il passaggio. Prendiamo la perlina e andiamo a passare sia nel primo che nel secondo, sempre cercando di inserirlo in modo che non sia visibile. Mettiamo l'ultima e passiamo sempre in questo modo. Adesso a me non è completo, perché comunque sto facendo un esempio, però se fosse un cerchio completo
andremo a finire cercando di buttare l'ago, di finire con l'ago e col filo sul dietro del lavoro. Arrivati a questo punto, mettiamo che avete finito il vostro giro. Andiamo sul dietro e col nostro ago per chiudere passiamo in un punto col cappietto che si forma alla fine ci passiamo con l'ago all'interno e tiriamo. Ripetiamo questa operazione un'altra volta e poi possiamo andare a tagliare il nostro filo e poi nasconderlo o bruciarlo, come dicevo in precedenza. Ecco qui. Vediamo il prossimo esempio. Ok, questo invece è un esempio di Ankars. Ve lo mostro perché non è che perché sia diverso, ma per darvi qualche consiglio in più anche per nascondere il filo. Infatti, io inizio sempre. Scelgo il cerchio dove voglio iniziare. Ovviamente in questa lavorazione voglio mettere delle perline in modo verticale. Quindi vado sul dietro, entro con l'ago in questo modo e poi mi porto all'interno del cerchio così. Si vede? Ok, in questo modo. Tiro e prendo ovviamente le mie perline che voglio usare per decorare. Quindi metto una perlina e uno Swarovski. Controllato che vadano bene dentro il mio lavoro, sembra di sì. Come prima, passo l'ago in questo modo. Ecco qui. Entro. Diciamo che vogliamo passare da quest'altro lato. Io, per non tagliare il filo, faccio in questo modo. Mi sposto sempre sul dietro, porto l'ago così, in questo modo, sul dietro. Porto un po' di capocchio. E faccio passare il filo in questo. Lo nascondo nell'arco, oppure altra alternativa per a chi piace più pieno, si potrebbe inserire un'altra perlina qui in mezzo, in modo da passare direttamente qui. Allora vi mostro tutti e due i modi. Il primo modo, se vu si vuole lasciare vuoto, io passo in questo modo. Sono passata nel mio arco e vado dall'altra parte, sempre cercando però di non andare a rovinare il nostro arco. Ecco, e adesso porto il mio ago, giro e mi ritrovo da questa parte. Ecco qua.
sposto sempre sul dietro, porto l'ago così, in questo modo, sul dietro. Giriamo sul dietro, facciamo passare il nostro ago in questo modo prendiamo la nostra perlina. E passiamo dall'altro lato, semplicemente. Inserita la nostra perlina sullo sfondo, continuiamo semplicemente dall'altro lato. L'abbiamo fatto fino ad ora. A questo punto, visto che abbiamo, diciamo, finito, io faccio passare l'ago sul dietro in questo modo. Non so, adesso questo lavoro sembra un po' stropicciato, anche perché, come potete vedere, è molto piccolo, con un filato un pochino troppo spesso. Comunque, una volta passato sul dietro, facciamo come abbiamo visto prima. Ci fermiamo in un nodino, passiamo, non so se si vede, il cappio che si forma, facciamo passare il nostro ago e ripetiamo, passiamo l'ago. Cappio che si forma, ecco qui, e andiamo a tagliare. Ed ecco qui i due lavori con le perline inserite. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se avete qualche domanda, vi lascio sotto tutti i link per potermi contattare. Vi mando un bacione, al prossimo video, ciao.